Buonasera a tutti amici di Paco Smart, siamo qui in diretta dalla Vespucci dove è appena terminato la prima giornata di campionato che vede Montevolley contro Vesuvio Oplonti vincente per 3-1 e abbiamo qui l'allenatore coach Costantino a cui chiediamo un feedback sulla partita. Allora, innanzitutto voglio dire che siamo felicissimi per i 3 punti perché dalla prima partita di campionato abbiamo avuto qualche difficoltà nell'organizzazione degli allenamenti e grazie alla società siamo riusciti almeno nel mese di ottobre a fare allenamento con continuità, quindi ragazzi oggi devo dire che hanno dato tutto quello che potevano dare. Chiaramente dal punto di vista tecnico siamo un pochettino indietro, nel senso che ci sono tante cose da limare. Poi il primo set, abbiamo fatto un primo set, lo abbiamo vinto troppo facilmente, questo un po' nella testa, cioè, pensavamo che la gara diventava facile, invece non lo è stata. Merito anche a loro che comunque hanno giocato molto bene in difesa, ci hanno messo in difficoltà, però al quarto set devo dire ragazzi sono stati bravi e coraci a portare i 3 punti a casa. E vogliamo chiedere anche qualcosa ad Annalisa e Rosita che in quanto dirigenti della nostra società sono qui e sono penso contente. Sì. Parla lei, dai, parla lei. Buonasera, sì, siamo contentissimi di questo esordio, come dice Costantino non è facile perché i ragazzi vengono da pochi allenamenti, poi non è mai facile insomma la prima rompere il ghiaccio contro una buona squadra fatta di giovani che è l'Oplonti, al quale facciamo i complimenti perché a parte il primo set insomma gli altri set ci ha messo un po' in difficoltà, però insomma è stata una bellissima partita, una palestra piena e questa insomma per noi è già una vittoria, piena di giovani, un sacco di ragazzi insomma che si sono avvicinati al movimento della pallavolo, quindi buona la prima, siamo contenti, vi aspettiamo domani alle 18 per la prima in casa della prima divisione femminile. Paco, grazie ancora, chiudo dicendo forza Montevolley e vi aspettiamo tanti in palestra, grazie a tutti.